Proprio nella giornata internazionale della donna, i carabinieri sono dovuti intervenire per l'ennesimo caso di violenza nelle mura domestiche. Tutto ciò è accaduto ad Olmedo. Il convivente ha picchiato la sua compagna alla presenza dei figli. Il protagonista è un rom di 34 anni che per futili motivi al termine di una lite familiare è passato alle vie di fatto malmenando la convivente 35enne madre di 6 figli. All'arrivo dei carabinieri la vittima presentava ancora i segni dei calci e dei pugni subiti. La donna è stata trasportata all'ospedale civile di Alghero, dove è stata medicata e giudicata guaribile con 7 giorni di prognosi. L'arrestato è stato trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma di Alghero, dopodiché in sede di udienza di inconvalida, il Tribunale di Sassari, concordando con l'operato dei carabinieri, ha convalidato l'arresto e disposto l'allontanamento dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento alla parte offesa e ai luoghi da lei frequentati, nonché il divieto di dimora nel comune di Olmedo. L'acqua della rete idrica di Sassari è di nuovo potabile. A Banoa comunica nei rioni Carbonazzi, Luvangazzu, San Giuseppe, dove nei giorni scorsi era stata riscontrata la non potabilità dell'acqua, che i valori chimici sono rientrati nella norma. I risultati sono stati già comunicati al Dipartimento di Prevenzione della TS di Sassari e al Comune per i propri provvedimenti di competenza. Saranno ora gli esiti delle controanalisi dell'azienda sanitaria a consentire all'amministrazione locale la revoca dell'ordinanza di non potabilità per queste ultime 3 zone. Il sindaco di Sassari aveva emesso diverse ordinanze per vietare l'uso dell'acqua per scopi alimentari e aveva anche inviato una lettera da Banoa all'assessorato regionale ai lavori pubblici affinché intervenissero al più presto per riportare la situazione alla normalità. Le recenti non potabilità già revocate dopo pochi giorni sono dovute a fenomeni transitori. Spesso all'origine dei fuori norma ci sono i vecchi tratti di rete, alcuni con oltre 60 anni di attività, soggetti a fenomeni di corrosione che causano l'intorbidimento dell'acqua al variare della pressione mettendo in circolo i sedimenti presenti nel fondo delle tubature che condizionano il colore e la torbidità dell'acqua. A Banoa sta intervenendo con un piano straordinario sulla rete idrica anche con la sostituzione dei tratti più ammalorati. Si è svolto un incontro sulla programmazione economica e di sviluppo della rete metropolitana del Nord Sardegna. L'assemblea dei sindaci si è svolta nella sala conferenze di Casa Gioiosa nel Parco Naturale di Porto Conte. Proseguono dunque i lavori operativi della rete composta dai comuni di Sassari, Castelsardo, Porto Torres, Sorso, Senno, Ristintino e Valle Doria. All'ordine del giorno la presentazione del programma di intervento in ambito ambientale e culturale e di quello in ambito di inclusione sociale, qualità della vita e qualificazione urbana e rurale. Se in ambito naturalistico ci si concentra sulla sostenibilità, in ambito turistico si punta al connubio tra servizi e innovazione. I contenuti dell'Assemblea dei Sindaci, che si riunirà anche il prossimo 21 marzo, saranno riportati al Centro Regionale di Programmazione. Invitiamo tutti a condividere questa giornata e soprattutto anche al di là di questo evento a fare gli esami per la funzionalità renale. L'appello arriva dal direttore dell'unità operativa complessa di nefrologia, dialisi e trapianti dell'azienda ospedaliera universitaria di Sassari, Maria Cossu, che nella giornata mondiale del rene pone l'accento sulla necessità della prevenzione delle patologie renali. Un richiamo che in Piazza d'Italia, dove con la collaborazione dei vigili del fuoco è stata allestita una tenda all'interno della quale il personale medico infermieristico della nefrologia dell'AU si è messo a disposizione dei cittadini, si è elevato in contemporanea con la celebrazione della giornata internazionale della donna. Ed è proprio a loro che quest'anno si è rivolta la campagna promossa a livello mondiale dalla Società Internazionale di Nefrologia e in Italia dalla Società Italiana di Nefrologia e dalla Fondazione Italiana del Rene. Lo slogan dell'edizione 2018 infatti è «I reni e la salute delle donne». I medici della struttura dell'AU di Sassari hanno offerto uno screening gratuito per la raccolta dell'anamnesi, il controllo della pressione arteriosa, del peso corporeo e un esame delle urine. Così infatti è possibile identificare alcuni fattori di rischio molto comuni quali l'ipertensione arteriosa, il diabete, la calcolosi e l'obesità. Il personale sanitario ha offerto anche una serie di suggerimenti sui corretti stili di vita e sulle indagini cliniche e laboratoristiche da effettuare. Il 13° appuntamento con la Giornata Mondiale del Rene, oltre che con la collaborazione dei Vigili del Fuoco, che in un loro stand hanno mostrato le tecniche di primo soccorso, i mezzi e le attrezzature utilizzate nelle situazioni di emergenza, si è svolto anche con il contributo del Comune di Sassari e della provincia.
Ormai quasi tutti i giorni, tra una segnalazione e l'altra, accendiamo i riflettori sulla situazione buche a Sassari, una pagina incresciosa che oltre a creare fastidio in alcuni casi può diventare anche pericolosa. È il caso della voragine creatasi in via dei Gremi nei pressi della rotatoria di via Padre Zirano, quella che prima era una semplice buca sull'asfalto, una delle tante, a causa delle forti piogge dei giorni scorsi si è allargata oltre misura diventando un pericolo costante per gli automobilisti che percorrono la zona. Una volta arrivate in prossimità della voragine, molte auto per evitarla sono costrette ad effettuare manovre pericolose, rischiando così anche incidenti. È inutile dire che la situazione sia diventata insostenibile e che i cittadini a cadenza quotidiana chiedono all'amministrazione urgenti interventi che tardano ad arrivare. È stato siglato il protocollo d'intesa per l'esecuzione del programma Alternanza Scuola-Lavoro tra l'Istituto Tecnico Nautico Paglietti e la Capitaneria di Porto di Porto Torres. Da anni, infatti, l'Istituto Paglietti attua percorsi didattici e formativi in collaborazione con le istituzioni. Nelle prossime settimane, quindi, un gruppo di studenti del Nautico faranno la loro prima esperienza lavorativa in Capitaneria. Per 4 giorni alla settimana saranno impegnati in un percorso formativo della durata di 400 ore complessive dal mese di marzo a maggio. In questo appunto si inserisce l'intesa siglata dal dirigente scolastico Francesco Sircana e dal comandante della Capitaneria Emilio del Santo, a conferma dei buoni risultati didattici derivanti dallo stesso protocollo d'intesa firmato lo scorso anno. L'esperienza formativa ogni settimana coinvolge 5 studenti per ciclo della quarta e quinta classe che si alterneranno durante il progetto, con l'obiettivo di toccare con mano la realtà lavorativa partecipando in maniera attiva alle quotidiane attività condotte dalla Guardia Costiera per diventare magari in un prossimo futuro professionisti della Marina Militare o di quella mercantile. Nell'ambito del progetto, la scuola offrirà sia il personale che le dotazioni, con l'obiettivo in futuro di attuare un piano di investimenti sull'hardware e sul software per potenziare le risorse della scuola. I ragazzi vedranno arricchito il personale bagaglio culturale ed accresciute le competenze ed abilità in un settore affine al percorso di studi di pertinenza. Gli studenti, durante il loro lavoro svolto in Capitaneria di Porto, saranno seguiti da personale militare specializzato ed affiancati da un ufficiale della Capitaneria quale tutor, nonché dai docenti dell'istituto. Partito con successo ieri in Piazza d'Italia con l'inaugurazione del Villaggio Rosa, l'appuntamento annuale con la Corsa in Rosa per dire no alla violenza sulle donne. Una corsa a passo libero, aperta a tutti, organizzata dall'associazione Curri Chissimania di Luca Sanna, in collaborazione con il Comitato Provinciale WISP di Sassari e con il patrocinio del Comune. Per questa nuova edizione sono state coinvolte istituzioni, associazioni e commercianti e molti comuni dell'Interland si sono mostrati disponibili per realizzare dei punti di raccolta e iscrizioni per i propri abitanti. Sono state coinvolte anche le scuole e gli studenti dell'Istituto Margherita a Castelví di Sassari che aderiscono al progetto Love Woman, un contest videofotografico per sensibilizzare i ragazzi alla tematica della manifestazione. Questa settima edizione si svolge in 4 giornate dedicate non solo al delicato tema della violenza sulle donne, ma anche alla valorizzazione e promozione di iniziative e realtà locali che vedono la donna come protagonista. Il tutto ha avuto inizio proprio ieri in occasione della Festa della Donna e si concluderà domenica con la corsa non competitiva e la passeggiata in passeggino. Il percorso, con partenza da Piazza d'Italia, si snoderà lungo le vie del centro per poi ritornare a tagliare il traguardo nuovamente in Piazza d'Italia. Un programma coinvolgente e strutturato in modo da raggiungere tutti i cittadini tramite dibattiti, servizi e iniziative sociali, accompagnate da spettacoli musicali di intrattenimento, una manifestazione finalizzata alla condivisione, aggregazione e sensibilizzazione. Piazza d'Italia ospita in questi giorni un villaggio rosa diviso in 2 aree, una espositiva ed una dedicata alle tematiche sociali e sanitarie trattate da istituzioni, enti locali e associazioni ospiti. Anche nell'area espositivo promozionale, in cui sono presenti sponsor e partner, vengono svolti servizi di consulenza e prevenzione per tutti i presenti. Un confronto tra ospedali sulle specialità che caratterizzano le attività, quindi le modalità, approccio e cura dei pazienti in sistemi sanitari fra loro differenti. Giovedì mattina la direzione aziendale dell'azienda ospedaliera di Sassari ha ricevuto una delegazione vietnamita della UE University of Medicine and Pharmacy. Si tratta dei referenti del Master Internazionale in Medical Biotechnology
che il Dipartimento di Scienze Biomediche dell'Ateneo Sassarese realizza in Vietnam dal 2013 assieme all'Università di Hue. Nella sala di riunioni della Direzione Generale, il direttore sanitario Nicolò Rue e il direttore amministrativo Lorenzo Pescini hanno accolto i rappresentanti dell'Università Vietnamita, accompagnati dai docenti Salvatore Rubino, direttore del servizio di microbiologia clinica dell'azienda ospedaliera di Sassari, e Piero Cappuccinelli, già direttore dello stesso servizio. Il direttore sanitario ha illustrato l'organizzazione dell'azienda ospedaliera universitaria sassarese, spiegando come l'azienda ospedaliera sia relativamente giovane e che, prosegue, derivi dall'aggregazione di due grandi strutture, le cliniche universitarie e l'ospedale Santissima Annunziata. Due culture diverse, una votata all'emergenza e l'altra alla ricerca e assistenza, che devono coesistere e collaborare fra loro. Una integrazione che riteniamo fondamentale, ha concluso Nicolò Rue. Prima dei saluti, la delegazione vietnamita ha voluto donare alla direzione aziendale una cornice dipinta con le tecniche e lo stile della tradizionale pittura sull'acca. Salve a tutti, oggi parliamo dell'ibis sacro. Come potete notare in questa voliera vediamo due soggetti adulti e diciamo che questo sicuramente per gli appassionati di storia egizia sono degli animali abbastanza noti, perché dal nome ibis sacro, come sapete, questo era un uccello sacro agli egizi, veniva venerato appunto come un dio per il popolo egizio. Come vedete dalle immagini, la particolarità di questi soggetti è quello di avere un becco particolarmente pronunciato, quindi un becco particolarmente grande, che permette loro di dragare sia i corsi dei fiumi, quindi quella che è le rive dei fiumi e dei laghi, è comunissimo nel Nilo infatti, perché diciamo che l'alternarsi delle correnti, l'alternarsi delle piene e dei periodi siccitosi permette appunto loro di trovare tutto quello che è necessario per la loro sopravvivenza. Io vi dico anche che sono ad oggi degli animali particolarmente diffusi e allevati in cattività, perché sono degli animali molto rustici, anche se diciamo magari nel nostro territorio non si vedono molto spesso, però comunque sono degli animali molto rustici che addirittura nei loro luoghi di origine si alimentano con quelli che sono i rifiuti umani o addirittura le carcasse degli animali, quindi diciamo che insomma la sua alimentazione è onnivora, non hanno diciamo così un'alimentazione come gli altri, granivora o addirittura frugivora, ma si nutrono quindi diciamo così un po' di tutto. La cova è particolare perché questi soggetti hanno un'attitudine sia alla cova sul suolo sia quella che è la cova sulle piante, quindi creano una classica piattaforma sull'incrocio dei rami di una pianta, creando una piattaforma di rami e di erbe che praticamente viene sfruttata dalla coppia per deporre le uova, generalmente due, massimo tre nei casi di maggiore abbondanza di cibo, e diciamo così che entrambi i genitori si preoccupano della cova e dell'allevamento dei piccoli, che nel giro di 50-60 giorni sono autosufficienti. Specialmente nella fase giovanile però c'è da dire che i soggetti sono molto diciamo così predati, perché come loro sono quasi autosufficienti dal punto di vista del volo, è facile che si lancino dalle piattaforme per emettere, per fare i primi voli, però questo fa sì che i predatori siano diciamo così serviti con estrema facilità, quindi abbiano un pasto facile da poter utilizzare. L'alimentazione, quindi, come vi ho detto, in cattività invece viene fatta con dei misti specifici, con dei mangimi specifici, anche sì galleggianti, che vengono messi nell'acqua. Una cosa importante è che proprio hanno bisogno quindi di poter fare i bagni continui affinché il loro piumaggio così candido si possa mantenere perfetto nel tempo. Alla prossima puntata. Thank you.
Amici di TeleG, buongiorno a tutti. Oggi nella nostra rubrica TeleG in Radio parliamo di teatro e sono tornati a trovarci Giuseppe Falchi e Anna Santona per la compagnia La Frumentaria. Perché sono qua? Perché sabato 10 marzo con due spettacoli, il primo alle ore 18 e il secondo alle ore 21, ovviamente al Teatro Civico, presenteranno La Me Brunedda e Bruna. Allora, buongiorno Giuseppe, buongiorno Anna. Buongiorno. Da chi iniziamo oggi? Partire Anna, facciamo introdurre Anna a questa commedia. Poche parole vorrei dire soltanto sulla presentazione della commedia, ma poi vorrei che parlasse Giuseppe dei personaggi, perché ci ha santo buono, diciamo, è bravo. io confido in lui. Dunque, questa secondo me è una delle commedie più toste, diciamo, di Giovanni Enna, una commedia che è incentrata in un ambiente ambientata in una piazzetta del centro storico, dove ci sono diversi vicoli, chi entra da destra, esce da sinistra, eccetera, trafficatissima, dove c'è un'osteria, l'Osciera, l'antica Osciera, dove una avvenente Ostera, ecco, serve i pasti, però intrigante in 100.000 cose. Non posso dire niente di più che questa commedia ho definita tosta per i termini usati, che sono veramente arcaici, propri del sassarese, con la tanto della chiarezza delle E aperte, E chiuse, C dolce, C dura, tutte le spiegazioni e tutte le cose che Enna ha voluto mettere in questa commedia, ripartendo e ripensando alla sua giovinezza, fanciullezza che c'è stata nei vicoli di Sassari. È uno spaccato di Sassari antica, ma veramente di Sassari vecchia, veramente, veramente reale, che si crea, si cala nella realtà di quei tempi. Un motivo in più per andarla a vedere. Ma certo, ma certamente. Sono tanti anni che non è presente questa commedia, anche perché, ripetiamo, la commedia era difficilotta, nel senso della recitazione, impegnativa al massimo. Ecco, tutti i personaggi non sono tanti, ma sono tutti impegnati a tempo pieno. Però quest'anno c'è una novità, cioè la nostra carissima e simpaticissima Anna, quest'anno questa commedia non la recita, si occuperà esclusivamente della regia. Mentre invece, caro il mio buon Giuseppe Falchi, per gli amici Peppone, dici qualcosa sugli interpreti, visto che Anna non calcherà il palcoscenico da attrice protagonista. Anche perché abbiamo due attrici che sono bravissime. Più brava di Anna? Sì, sì. No, più brava di Anna no. La prima risposta è quella che conta. Anna, la prima risposta è quella che segniamo. Perché ci abbiamo una robotatola che è bravissima, stratosferica, che poi è quella che andrà a sostituire il personaggio che nelle edizioni precedenti aveva fatto Anna, adesso la sta facendo Roberta Tola con ottimi risultati. Okay. Dopo ci abbiamo Erminia Carboni, si chiama, sì, Carboni, che è bravissima. Garantisci? Anche perché è mia moglie, quindi è bravissima e turbona. Aspetta, parliamone. Tua moglie che cosa vuol dire nella commedia? È bravissima nella commedia, e la tua è pure buona. È una brava persona, me. E nella commedia è sua moglie. Nella commedia, però poteva anche dirlo lui. Iniziamo bene, insomma, si prevedono intrighi, insomma, quello che poi alla fine è il classico delle commedie in sassarese. Ci sono io che faccio la parte dell'ubriacone, diciamo, di uno squattrinato che mi piace fregare a tutti quanti, il gioco delle carte, insomma, oriere. E scommetto che ti viene anche bene questa parte, anche perché chi ti conosce sa che nella vita normale sei così. Non faccio mai niente. Chi ti conosce sa che nella vita normale sei così, ubriacone, le carte. Basta, tutto quanto, anche le donne mi piacciono. Questa barba che fa parte del personaggio, la stiamo lasciando per che cosa? Fa parte del personaggio. Quindi si cala, è veramente preso, sì. È proprio calato. Preso. Dopo ci abbiamo a Mario San,
che fa parte di un ricco possidente, allevatore di bestiame, quindi cerca di tutti i modi di fregare a mia moglie, ha capito? Okay. Mm-hmm. E più da me, vabbè, ma ti ricordi che su, quindi a, come si chiamano? A Caracuzzo. A Caracuzzo. Ah, ecco, sì. Ci abbiamo questo personaggio anche che è Pasolino. Ho capito. E dopo abbiamo il maestro di scuola, che è Roberto De Lugo. Sergio Desole. E Sergio Desole è... Era modezza? Modezza? Siamo proprio quindi in uno spaccato, come ha detto giustamente Anna prima, siamo proprio in uno spaccato della vecchia Sassari. Bene, io vorrei ricordare ai nostri telespettatori che è possibile la prevendita, la potrete trovare i biglietti in prevendita presso il negozio alimentare di Acca in Sant'Onella in via Marghinotti 10, al bar Martagliati in via Leonardo da Vinci, all'edicola di Francesco in corso Giovanni Pascoli, e il negozio ormai conosciuto anche questo, pane, formaggio e salsiccia in via Grazia Deledda al numero 7. Senza dimenticarci poi il centro per l'udito a Sassari in via Mendola. Bene amici, allora appuntamento sabato 10 marzo con due spettacoli, come ho detto prima, ore 18 e ore 21. L'ingresso è 8 euro, posto unico. Dobbiamo dire il botteghino. Il botteghino, va bene, ovviamente il botteghino sarà aperto da sabato mattina dalle sabato 10 dalle 9 alle 13 e poi dalle 17 fino alle 21. Partecipate tutti perché mi pare di capire che ne vale la pena. Ah, certo che sì. Quindi, partecipate veramente. Beppo, mi raccomando, a proposito, Re Darguiscilo, digli di arrivare sano alla commedia. Certamente, non deve bere prima, no? Esatto. No, perché questo è vizioso. Va nei bar per prendere l'aperitivo e pranza lì. Certo, quando succede. Sì. Va bene amici, naturalmente abbiamo scherzato, ma è sempre un piacere averli qua con noi per presentare i loro, chiamiamoli avvenimenti, perché di avvenimenti si tratta. Io in chiusura vi ricordo i nostri contatti, che sono il 26 11 50, per chi ci volesse telefonare, info@telegi.tv per raggiungerci attraverso una mail, e il nostro sito internet e la nostra pagina Facebook www.telegi.tv. vi ricordo in chiusura inoltre che sul canale 115 tutti i giorni potrete vedere i nostri telegiornali 24 ore su 24. Bene, è proprio tutto. Ciao Anna. Ciao. In bocca al lupo per la commedia. Ciao. Grazie a tutti. Linea allo sport. Si svolgerà domenica 18 marzo la prima edizione della CSI Circle Run, evento podistico patrocinato dai comuni di Sassari e Sorso, che si svilupperà su tre percorsi rispettivamente di 5, 10 e 21 km. La manifestazione è aperta sia ad atleti tesserati che appassionati della corsa semplice. La partenza e l'arrivo del percorso saranno alla rotonda di Platamona. La 5 km è quella pedata agli amatori che intendono anche fare una semplice passeggiata nel litorale sassarese. I 10 km sono invece consigliati per coloro che si allenano con una certa frequenza e intendono mettersi alla prova. Mentre l'ultima, quella 21 km, è per i runner che amano questo tipo di competizione. L'obiettivo del CSI Sassari all'esordio in questo tipo di eventi è quello di permettere agli atleti di mettersi in gioco, crescere assieme e valorizzare il nostro territorio. Siamo con Giuseppe Porquedu, presidente del CSI Sassari, prima edizione della CSI Circle Run. Come è stato organizzare questo evento? Ma sicuramente complesso e entusiasmante allo stesso tempo. Noi abbiamo così intercettato, insomma, il desiderio di tanti runner del territorio di vivere una domenica di sport, competizione, ma soprattutto socializzazione e benessere. E quindi, insomma, partendo da una competenza consolidata negli anni in organizzazione di campionati e anche, insomma, di attività polisportiva in piazza, abbiamo costruito la CSI Circle Run, che si chiama così perché vuole evocare la circolarità sia della rotonda di Platamona che dei tre percorsi, appunto, che propone, e speriamo, insomma, di registrare, insomma, un'affluenza importante da parte degli atleti, anche perché, insomma, non ci sono vincoli di tesseramento, quindi possono partecipare, insomma, sia gli atleti tesserati che i semplici amatori.
Grande vittoria per la Verde Azzurro che nella decima giornata del campionato di Serie A2 maschile ha ospitato in un derby tutto sardo al Palasanturu la formazione del Selargius. I sassaresi, allenati da Patrizia Canu, hanno dimostrato di non voler mollare un centimetro ai cugini della Raimond in vetta alla classifica e si mantengono al secondo posto del girone demolendo i Selargini con un lapidale 31-10. Gli avversari ce l'hanno messa proprio tutta, ma i padroni di casa hanno evidenziato un netto divario tecnico impossibile da colmare anche con tutta la grinta del mondo. La Verde Azzurro è stata ancora protagonista di una partita tattica impeccabile sotto gli ordini di Mister Canu e ha messo in risalto una difesa solida e un attacco cinico e spietato che ha sfruttato al meglio tutte le ripartenze in contropiede. Tra i migliori in campo sicuramente il portiere Andrea Casu, che insieme alla difesa hanno tirato su un vero e proprio muro, e Pavel, marcatore implacabile con 11 reti che ha messo in seria difficoltà la difesa avversaria. Continua così la corsa della Verde Azzurro e cugini della Raimond per il primo posto, per entrambe le formazioni sassaresi ormai è vietato fallire. Gioco burro a tutto un altro e mi voglio riposare. Vita era quasi più vera, era gentiera, poi a ciapà, che una curomba pintata, solo una fata la podia fa. L'umanità bella abbracciata e t'abusata in mezzo a ripio. Arrivi qua la prata, chi vuol per la roperia e coriaggio l'allegria e mi faci di maglia, manco mari per rosetta che barrega una villetta a potermi ripigliare. Chi sera passi di un vera all'argentiera la puoi solo una fata la podia fa, l'umanità bella abbracciata e t'abusata in mezzo a ripio. Tu sei la rosa più bella di questa terra fa tutti noi. Tu sei la rosa più bella di questa terra battuti noi. Tu sei la rosa più bella di questa terra battuti noi. Oh, yeah. Altro che il freddo che c'è.
Pillole di benessere, conduce Maria Paola Cabizza, in onda sulla nostra emittente dal lunedì al venerdì alle ore 16, alle ore 18.30 e alle ore 23 circa. Lunedì 12 marzo alle ore 17.30 presso l'hotel Grazia Deledda, il comitato di quartiere San Paolo San Giuseppe organizza un incontro pubblico su sicurezza stradale, manutenzioni, decoro e verde pubblico. Sabato 10 marzo presso il Teatro Civico di Sassari, la compagnia La Frumentaria presenta la commedia La Me Brunedda e Bruna, due atti di Giovanni Enna con la regia di Anna Santona. Primo spettacolo ore 18, secondo spettacolo ore 21. TG Informazione e Approfondimento, orari di messa in onda, dalle 13 alle 15.30, dalle 18.30 alle 20.45, dalle 22 alle 23.30 e sul canale 115 del digitale terrestre 24 ore su 24.